La notte sono arrivato a Rodi da Carpathos e ho fatto una notte un po' provvisoria. L'impatto è stato però bello, vedere la città, il centro storico di Rodi di notte, quasi deserto. Poi stamattina, ovviamente, oggi pomeriggio, con questo traffico, adesso sto andando verso Lindos a sud, questo traffico è lontanissimo dalla quiete e dal silenzio, soprattutto della zona nord di Carpathos, di Afani, Olivos e Avlona. Sono avanti verso Lindos, sperando che pian piano, andando verso sud, allontanandosi da Rodi, il traffico diminuisca e aumenti il silenzio, si ritorni ad apprezzare ancora qualche atmosfera un po' più autentica. Oh, sono quasi a destinazione a Lardos e siccome qui il traffico è già molto meglio, mi sento un po' più sicuro. Ed ecco il mio top 10 per l'anello di Rodi in bici. Al punto 1 metterei l'anello Lardos all'acropoli di Lindos e ritorno. Io l'ho fatto in senso anti-orario, partendo dall'hotel Lardos Bay. Dopo la notte provvisoria di ieri nel centro storico di Rodi, stanotte recupero bellissimo qui a Lindos. Partenza da Lindos, vado verso l'acropoli, faccio un breve anello, poi direzione verso sud, verso la punta sud di Rodi, che deve essere la più autentica, la più selvaggia. Io boh, come direbbero gli amici romagnoli, meno male che ho lasciato giù le borse in camera per fare questo anello all'acropoli di Lindos, perché qui la salita tira un po'. Punto 2 della bici a Rodi, la strada verso sud, da Lardos verso la punta verso sud di Rodi, a fianco della quale c'è una spiaggia bellissima e in cui mi sono fermato assolutamente a fare un bagno. Adesso butto giù la bici e bagno in questo mare assolutamente calmo. Guarda che mare fantastico! Camminare e pedalare in montagna mi piace tantissimo, ma ancora di più mi piace camminare e pedalare nelle isole, soprattutto perché durante l'escursione o alla fine dell'escursione si può fare il bagno in un mare così. Sto diventando come i berberi, anche quando fa caldo, caffè caldo. Sono a sud di Rodi, ho lasciato la strada costiera perché voglio andare al paesino di Lacagna, dove ci deve essere un'ottima taverna. Di solito prediligo sempre i paesini nell'entroterra perché ci sono i posti più tradizionali e più autentici. Ora ancora un po' di salita e poi dovrei arrivare. Dopo la scorpacciata di carne di ieri, stasera cena vegetale, fasolacchia e fava, grandissima, buonissima la fava, proteine. Punto 3 di Rodi in bici, il villaggio di Lacagna, dove mi sono fermato a dormire alla chiesa di Agiu Rafael, ma prima ho mangiato alla buonissima taverna El Platano. Il villaggio di Lacagna è veramente bello. Bene, sono le 7, il sole è già alto, Afro è in assetto completo. E questo posto è stato veramente bello per pernottare. Hieros Naos Agiu Rafael, c'è l'acqua, c'è tutto. Adesso direzione Lacagna per cercare un buon caffè caldo, anche se la vedo molto dura perché ieri sera Vasilis, il cameriere della taverna Platanos, mi ha detto che faranno il caffè, sì, ma lo faremo catatis deca, cioè verso le 10. A meno che non ci sia qualche altro posto o qualcuno che riesce a farmi un caffè, la vedo molto dura. Punto 4 di Rodi in bici, la spiaggia di Agiu Georgiu, sempre sulla punta sud, con un mare favoloso. Questa è la strada sterrata che porta alla paralia di Agiu Georgiu, all'estrema punta sud di Rodi, lontanissima dal caos di Falirachi e di quelle località pazzesche, senza senso. Bellissima questa spiaggia di Agiu Georgiu. Ma la chiamano così, non Agios Georgios, perché Agiu Georgiu è un genitivo, è come dire la spiaggia di San Giorgio. Non c'è quasi nessuno, l'acqua è limpidissima, bassa, calma, è ancora calma qua l'acqua. Penso che fra un po', dopo la penisola di Frassonissi, il vento sia molto più forte, infatti a Frassonissi, che è non distante da qua, ci vanno i surfisti. Questo è l'estremo punto, l'estrema punta sud dell'isola di Rodi, completamente diversa dalla zona nord, per me invivibile, incasinatissima.
Breve inciso, se ti va iscriviti al nostro canale YouTube, clicca sulla campanella per essere aggiornato su tutta la pubblicazione dei nostri video. Ci stiamo impegnando veramente per cercare di trasferirti i contenuti che facciamo sulle nostre escursioni in Italia, all'estero, in particolare nelle isole greche che amiamo alla follia. Anche per questo sul canale YouTube ci sono le pillole di greco moderno per escursionisti sotto forma di shorts, in cui credo molto, perché credo che arrivare in questi posti sapendo parlare qualche parola della loro lingua faccia veramente la differenza. Quindi, se ti interessa, seguici su YouTube. Punto 5 di Rodi in bici, la taverna di Plimmiri, pesce fantastico, pescato un minuto prima. Io ci ho cenato e ho pernottato nel Hieros Naos, che è lì dietro, un luogo stupendo. Un'altra cosa assolutamente da non perdere. Questa è la taverna di Plimmiri, a sud di Rodi, lontana anni luce dal casino. Punto 6 di Rodi in bici, la penisola di Prassonissi, dove i due mari sono vicinissimi uno all'altro, separati solo da una lingua di sabbia. Questa è Prassonissi, il paradiso dei surfisti, dove quella lingua lì di sabbia divide la terraferma da quell'isoletta. Punto 7 di Rodi in bici, il villaggio di Cattaviá. Fantastico, un'atmosfera bellissima. Io poi ho avuto la fortuna di parlare con Teo Nizza, la proprietaria del supermercato, che mi ha raccontato le storie della sua famiglia e siamo entrati in un feeling particolare. Io non me lo dimenticherò mai più. Halva in with chocolate. Ah, halva με σοκολάτα. Με σοκολάτα. Και μέχρι τελευταία, ναι. Τελευταία είχε την τη φωτογραφία του που είχε στείλει. Του Ιταλού. Του Ιταλού, ναι. Α, βεβαίως. Πώς μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Α, λοιπόν, είμαστε στο μικρό και πανέμορφο χωριό της Καταβιάς και γνώρισα τη κυρία Τεωνίτσα, η οποία είναι πρώτα απ' όλα πολύ ευγενική, αφού μου έκανε δώρο ένα ζεστό καφέ τέλειο. Και μετά μιλήσαμε λίγο ελληνικά και μου είπε κάτι πράγματα πολύ ωραία, πολύ καλά για την Ιταλία. Τώρα θα μας πει κάτι στα ελληνικά. Χάρηκα πάρα πολύ ειλικρινά σήμερα που γνώρισα ένα απίστευτον άνθρωπο, πάντα με το χαμόγελο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, μου θύμισε πολλά πράγματα παλιά με τη μαμά μου, η οποία ήταν ερωτευμένη με ένα Ιταλό. Τι ωραίες ιστορίες, ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα. Χάρηκα κι εγώ. Και να είστε καλά και υγεία, υγεία πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ. Che emozione, sono appena stato in questo supermarket di proprietà della signora Teonizza, un bellissimo nome che deriva da Theos. Abbiamo parlato un po' in greco e dopo un po' mi ha raccontato la sua storia e si è confidata con me in tante cose della sua vita. Che bello, questo è il sale delle nostre avventure, delle nostre escursioni. Punto 8 di Rodi in bici, la salita al monastero di Panagia Skiavenis. Mi ha fatto diventare matto perché con il mio assetto da bike asining ho fatto una fatica tremenda, ma come succede spesso nei monasteri, si gode di una vista spettacolare. Il monastero è quello là, ma che minchia mi è venuta in mente di deviare dalla strada. Tra l'altro, altro che bikepacking, io sono bike asining perché sono carico come un mulo. Però di solito i monasteri sono in posti bellissimi. Il monastero Moni Panagia Skiavenis è veramente bello, in una posizione bellissima, come sono gran parte dei monasteri. Guarda che vista che c'è sulla costa da questo punto. Punto 9 di Rodi in bici, il villaggio di Sianna. Io mi ci sono fermato quasi casualmente, ma quando sono passato e ho visto l'atmosfera assolutamente tradizionale, con poche persone, nessun turista, solo le persone del villaggio, mi ci sono fermato e la sera ho cenato in un posto in cui ero da solo io con quattro persone anziane al tavolo che parlavano delle loro storie. Punto 10 di Rodi in bici, la salita al monte Attaviros, la vetta più alta dell'isola. Bellissima salita da fare, anche questa sempre con attenzione perché nella parte alta è esposta al vento, non è sempre protetta, e da fare comunque con la massima attenzione come tutti i sentieri di queste isole, sia che si facciano a piedi sia che si facciano in bici.
Bene, due notizie positive. Uno, il cielo si sta aprendo, come vedi. Due, ho lasciato le borse qui a un chiosco che me le conserva gentilmente, quindi non sono più in modalità bike asining. Posso provare a fare la salita all'Attaviros. Ho il primo chilometro di salita dentro delle rampettine belle ripide su asfalto, ma con le borse dietro non ce l'avrei fatta io. Ho i primi 5 chilometri sono fatti, sono circa a metà della salita. Lo sterrato è sempre pedalabile, ovviamente da seduti, senza alzarsi in piedi, sennò la ruota dietro è assolutamente slitta. Se avessi avuto le borse da bike asining mi avrebbero caricato la ruota posteriore, ma i quadricipiti non penso che ce l'avrebbero fatta, perché quest'anno allenamento in bici scarsissimo. Ecco la vetta del Monte Attaviros, sono molto contento anche se non si vede niente, perché è l'ultimo giorno di questa esplorazione in bici e ho raggiunto il punto più alto dell'isola di Rodi, non poteva mancare. Molto bella la salita al Monte Attaviros, che è la punta più alta di Rodi. Si parte da 400 metri e si arriva a 1200, è lunga circa 11 km. Io ho lasciato le borse, le due borse laterali pesanti posteriori, nel chiosco che vende il miele alla partenza della salita. Ci ho messo 3 ore andata e discesa, ma andando veramente molto tranquillo, fermandomi a fare foto e video. Molta attenzione se c'è vento forte, perché la strada in alto, nella parte alta, è molto esposta al vento, e con anche delle parti non protette al vento bisogna dare sempre massima attenzione in queste isole. Però è assolutamente consigliata da fare, perché è una bellissima esperienza. Si può dividere fondamentalmente in tre tratti. La prima parte è pavimentata in asfalto, il primo terzo è in un bosco di pini, quindi all'ombra è un po' più protetta dal vento. Il secondo terzo è sterrato, ci sono delle parti dove bisogna stare quasi sempre seduti, perché se ci si alza si perde aderenza della ruota posteriore. La terza parte ha dentro degli strappi veramente ripidi, però è pavimentata, è più stretta e molto più esposta al vento. Però assolutamente da fare se ti piace pedalare. Questa salita sulla vetta della montagna più alta di Rodi è assolutamente da fare. Adesso pasta con i capperi che mi ha regalato Manolis di Diafani a Karpathos, veramente una cosa buonissima. I capperi di Manolis sono straordinari. E inoltre sono arrivato qui nel periodo in cui c'era il Megali Paraskevi, il Venerdì Santo, e ho potuto apprezzare l'atmosfera di quella celebrazione vissuta veramente in mezzo alla gente del posto. Sembra in Megali Paraskevi, in Stavros του Χριστού, και αυτή τη στιγμή πηγαίνει ο επιτάφιος και γίνεται περιφορά σε όλο το χωριό.